Nutella al centro delle polemiche. Ritirati lotti dai supermercati. Un lotto del Nutella Ice Cream Pot è stato richiamato dai negozi in via precauzionale dalla Ferrero a causa di un errore in etichetta. Il gelato, prodotto in Spagna, è stato distribuito senza la lista degli allergeni in italiano. Questo intoppo si è verificato pochi giorni dopo il debutto del Nutella gelato nei supermercati italiani. Il richiamo riguarda un lotto specifico di barattoli di gelato, identificato dal numero L074E32B00. Questo lotto è stato prevalentemente venduto e distribuito in Campania, dove l'azienda ha lanciato una massiccia campagna pubblicitaria. L'avviso di richiamo, datato 13 giugno 2024, è stato pubblicato sul sito web del Ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari. Il ritiro dai negozi è stato deciso perché i barattoli con il lotto sopra indicato non riportavano la lista degli ingredienti in lingua italiana. Il Nutella Ice Cream Pot richiamato è prodotto dal gruppo Ferrero Commerciale Italia SRL nello stabilimento dell'azienda Ice Cream Factory Comacher, situato ad Alzira, Valencia, in Spagna. Il prodotto interessato è venduto in barattoli da 230 grammi con la data di scadenza fissata al 5 settembre 2025. Ferrero ha comunicato che la lista esatta degli ingredienti in italiano può essere reperita sul sito della Ferrero o contattando il numero verde 800 909690. Il Nutella Ice Cream Pot contiene latte, panna, nocciole e soia e può inoltre contenere glutine, uova, mandorle, noci e pistacchi. Questo nuovo prodotto rappresenta l'ingresso della Ferrero nel mercato dei gelati in vaschetta, dopo aver già lanciato stecchi e coni. Per la produzione del Nutella Ice Cream Pot, il gruppo Dolciario ha allestito una nuova linea dedicata in Spagna. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!